Oggi, in questo giorno triste come lo è solo novembre, si dovrebbe prescrivere una giornata di astinenza da qualsiasi altra musica che non sia la sua. Leonard Cohen lo meriterebbe, anche se nessuno dopo la citazione d'obbligo lo farà. Ma certo, lui è troppo per il mondo del playlist, dell'X Factor, delle ugole preconfezionate a tavolino e smerciate sui banconi delle web radio. Un artista di mille avventure e mille strade, ma che tutte portavano verso una meta invisibile ma certa, la verità. Prestato alla musica e alla poesia, l'arte in cui aveva esordito negli anni 50, le aveva subito portate all'altare, facendole sposare. Con quella voce profonda e vibrante di armonici, narrava la vita reale con la sincerità di chi ne vede l'intero spettro di fatti, dolori, privazioni, desideri da rincorrere e sognare, ma poi necessariamente raccontare. Si presentò al mondo con il minimalismo malinconico di Suzanne, lo commosse col misticismo inquieto di Alleluia, forse il suo pezzo più omaggiato, ma lo stupì quel mondo con improvvise virate di vita e di stile. Si ritirò in Grecia, poi in un monastero buddista e ritornò con sonorità nuove. Flirtò con l'elettronica, sbalordendo i fan più conservatori, ma consegnò loro quel capolavoro soavemente martellante che è I'm Your Man. L'esattezza delle sue parole, la sincerità delle sue confessioni lo ha fatto definire poeta, ma lui era prima di tutto un'altra cosa, come canta in Bird on a Wire, cioè un uomo alla ricerca di una libertà che solo uno sguardo più profondo sulle cose e sul loro mistero può regalare. I'm your man.